Francesco Romano dell'azienda Antico Castello. Francesco, voi state esportando molto, mi raccontavi prima. Sì, effettivamente abbiamo trovato dei canali commerciali esteri molto forti, soprattutto nell'est, estremo est come Giappone e Cina, e anche negli Stati Uniti, perché la richiesta di questo tipologia di prodotti, noi produciamo confetture biologiche, è molto alta in questi paesi. La cultura per il cibo di qualità e in particolare per il biologico sta aumentando tantissimo, e quindi insomma abbiamo avuto la fortuna di trovarle anche grazie alle manifestazioni organizzate dal Ministero, dove abbiamo avuto la possibilità di partecipare, abbiamo avuto dei contatti che poi abbiamo sviluppato positivamente nel tempo. A proposito di manifestazioni, parliamo invece di eventi che voi organizzate proprio nella vostra azienda. Assolutamente sì, abbiamo uno spazio attrezzato, una tasting room, la chiamiamo noi, uno spazio di 100 metri quadri dove con buona frequenza, di solito una volta al mese, organizziamo delle degustazioni a tema, ovviamente abbinate anche ad altri eventi di tipo storico, culturale, sociologico, in modo da attirare l'attenzione dei potenziali clienti e cercare di convogliare quanto più possibile le persone in azienda, perché poi la tecnica della vendita diretta è molto più remunerativa sia da un punto di vista proprio economico che anche di passaparola, quindi degli sviluppi futuri che si possono avere.